What it do, Ski? It's your boy, Farewell34, and today I'm here with my reaction video to Scam Italia. This one is Season 2, Episode 1. How's it going, everybody? We are officially starting the second season of the series, and I am really looking forward to this one. They did a really great job at doing the first season, improving a lot in some areas in the series, and just giving a different cinematography and stylistic choices to the series, which I really enjoyed. It was as a fan of the original series. That being said, one of the big changes that I learned recently was that they're actually going to be doing the Isaac and Evan season, not in season 3, but right now, fam. Like, we're doing it now. So if you've seen my original OG series, you might know that I particularly like that season a lot. It's one of my favorites. So I'm excited to see what they're gonna do here. And the star of it should be, and the perspective, the main focus should be on our boy Martino. So we'll see how that goes. But with that being said, ladies and gentlemen, I hope you enjoyed this video and you've enjoyed the series so far. And in case you're here early and you might want to get the full unedited raw reactions going forward, then definitely check out patreon.com/fable34 in the description down below. Anyway, though, with that being said, let's get into it, y'all. Leave a like if you like. Boom. I miei genitori, dopo aver scoperto che ero omosessuale, decisero di mandarmi da uno psicologo. Cercava di insegnarmi come dovevo impostare la voce, come dovevo camminare. Mi disse che dovevo tagliare i capelli. La lesbica. Come se la lesbica. I was watching videos, I just took that in. Poi mi ha detto sarebbe stato meglio abortire piuttosto che avere una figlia lesbica come te. Che mi grondava. That's so messed up. It's a great shot though, wow, like there's just like a little pan in, like it's like a superhero movie and they're looking over the night sky. Sylvia, let's go! Oh, she about to hit the dash floor, let's get it! Hey guys, smettila, sei bellissimo, che ti frega di quello? Sì, ho capito, ma non è che viene anche l'Argentina, no? Oh, it's her birthday party. Oh my god, this is all new material, I love it! Ma Eva e Ele dove sono? Di là. Because they're gonna have to go a different way about it, because by the time this season happens. Sì, ma io lo amo anche per i suoi difetti. Sei decisamente un dopo. Io, ma che fai? Scusami, ma tuo fratello non era gay. Certo che lo è. Hai cambiato idea? Io no, tu? Oh, is he? He's a skill. Maybe? I was gonna say, I need to figure out who was who. And for the new series, right? Because they do introduce a lot of new characters. Stavo giù con gli altri, scusa. Madonna, che palle! Ma venite su a ballare con noi, no? Sì, ora sento loro. E vediamocene allora, no? Infatti l'idea era quella. Ti voglio un sacco bene, amore. Anche io li voglio bene. Tu ti voglio bene, amore. No, anche io. Un sacco bene. Anche io. Go to Bye. Yo, you gotta chill, Emma. You gotta chill, fam. What are you doing? The perspective isn't yours anymore. Stop this. Proprietario. Non lo so. Arrivederci. Oh, are they gonna meet for the first time? Occupato. Aprite, stronzi, che c'ho le birre in mano. Bello, bello. No, però ci sono le amiche. He's even wearing like the buttoned up shirt. Oddio, c'è quella un po' zecca, alta. La Covitti. La Covitti. Bravo. Buona. Sì. Vabbè, sì, dai. Buona, mo. Dai, Marti. Questo regalo di compleanno. Ma guarda, basta già quello che le ho fatto. Non mi toccare. A proposito, non per far pulciaro, però mi dovete ancora uscire 20 euro. Guardie, cani delle guardie. I don't know how weed is over there, like what the laws are. Adesso ti prendi questi bei 5 euro, goditeli, e rischiamo per noia. Ma fregato, zii. Occupato!
Mi fate usare il bagno, per favore? Il bagno è l'altro. Ci stanno due che scopano. Ci dispiace un sacco, guarda. No, dai, devo pisciare, però. Ti ricordi tu? Che ti ricordo? Emma confirmed. Una rana. Oh, come on, you're dissing, bro. Una rana? Sì, una rana, te l'hanno mai detto? No. Ma le rane sono buone, no? Al cinese le fanno fritte, ma buone, buone. No, ma ci credo, però ragazzi, veramente lasciatemi il bagno. Io piscio. No, no, aspetta, 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 ok. Aspetta, vabbè, ho capito, ho capito. Noi ti lasciamo il bagno. Mm-hmm. Però tu devi scegliere quello di noi che ti piace di più e te lo devi paccare. Ok. Yoit! Vabbè, dai, capito, capito. Oh, mi ringrazi dopo, sì. Yeah, now let her piss, bro. Get out, you know, like... I'm so confused. And now she's gonna feel hurt. Because she's like, wow, he didn't want to hook up with me, but he'll hook up with her even though I thought he was gay. This is great. I'm loving all the new settings and context for this season so far. Sbaglio, avevamo fatto un patto io. Che colpa mia se mi hanno ripescato. Si impara anche l'inglese. Dicono serva. Dai. Quando riparti? Domani mattina presto. The ops. Martino, where did you take the doink? Pure voi la festa? No. Quale no. Festa? Ah, poi lui è stupare, poi io... Vedi un attimo com'è la macchina, no? Oh no! Rombi, mi controlli un documento al volo? Riga, aspettate! I'm sorry, man. If I was ever running from the cops, I'd be gone. Like, I am out of there. I'm the Flash meets Usain Bolt. I'm dashing. I think the lesson here is cardio day is really important. Yo, I'm actually not ready for this season, bro. Like, look at the directing right now, the cinematography, and like the color grading, dude. And it's especially season 3 of the OG. I feel like that was like the most well directed season, and style points for me. So I'm really looking forward to this, dude. It's already so far. I'm messing with it. Y'all can share the bed, aren't you? Dormi come un tricheco, ma è buttato giù dal letto. Vabbè, dai, vieni, sì, ci entriamo in due. Vabbè, ormai siamo svegli. Yikes. Pronto? Poi, partire. Ciao. Ti ha svegliato? No, no, sto con Giovanni e stiamo andando a fare colazione adesso. Gli appunti di storia dell'arte. Oh yeah, I just remembered he lies a lot. Not just, but obviously for that situation, I think anyone would probably lie about that. But no, non t'ho detto niente, dai. Remember that was like a common thread. Ma che ci siamo visti? Questo periodo vuole stare da solo.
Mi dispiace. Boh. È lei? No, è la Govitti. Ah, scrive, eh? He's just feeling lonely. No, ma ha aggiunto su Instagram. Mi piace, è vecchio. Sì, ma sono aggiunto su Instagram. Siete svegli? Ciao. Ciao. No, parliamo nel sonno. Che c'è per pranzo, no? E in effetti mi sa che non c'è molto, però posso scendere giù da Samir. No, magari comprare... Un pollo schiacciato? Con le patate? Buono. Pollo schiacciato. No, se lo mangi 4 volte a settimana, no. Vabbè, io non lo mangio mai, quindi andrà benissimo. You can't read the situation, fam? Come on. Dovresti venire un po' più spesso. Le che sei, sì. Se non la tratti proprio sempre di merda, magari un po' l'aiuti pure, eh? Ho detto. Ma posso fare un po' di caffè, eh? Oddio, lo sai che mi sa che è finito? I think that's a deal breaker, bro. Thought you're my boy. Always got tea. Raga, non potete capire cosa mi è successo ieri. Hai rimesso una ora nel microonde, sì. No, raga, ti do l'idea. Mi sono visto un tutorial di 20 minuti su YouPorn. Are you poor? Ti quel cosetto lì, quel dito, ciao. 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 Avete saputo la grande notizia? Della ragazza senza clitoride? No, dei nuovi responsabili della radio. E chi sono? Ce li avete davanti? No. Wow, ragazzi, questo è un grande responsabile. Lo scopo quella dei grandi personaggi storici, vi potrebbe interessare? Sì, però solo noi detto giovedì, giovedì. Noi avevamo quella cosa da fare. Bathroom, sì. Era un giovedì. No, no, è comunque tutto il giorno, quindi no. Sì, okay. Secondo me cambierete idea molto presto. I feel like this season the world opens up so much larger. It doesn't feel confined as season 1 does for me. If that's just me. Vabbè, Jean Jacket, Evan confirmed. Confirmed. Non ancora, verità. Però ci sto lavorando. Buonasera, buonasera. Chi di sole, come state? Ciao. Oh, ma l'altra sera com'è andata a finire con la polizia? Ho saputo che è successo un casino, vero? Guarda, alla fine è andata pure bene. Cioè, inizialmente volevano chiamare i miei, solo che io mi sono messa a piangere, ho buttato tutto l'alcol, ho promesso che non avrei bevuto più per la vita e alla fine si sono impietositi. Meno male. La catenina sul tuo terrazzo venerdì. Ah, probabile. Guarda, io dopo quella festa ho trovato di tutto, anche un trapano a percussione. Cioè, chi è che si porta un trapano a percussione a una festa? Vabbè, senti... Pensavo che, che ne so, magari... Listen, no, where's my weed? Just say it. Tutto ok? Sì. Certo, ma vieni proprio a pranzo se vuoi. Mi ha appena scritto uno che forse c'era lui. Oh. E che ti dice? Ma come, the mela? Io so, chissà chi è. Ma dai... Sì, è un amico di mio fratello. No, se vuoi ci parlo, gli dico di ridartela. Ma grazie, che carino che sei. Figurati. The passive aggressiveness certo, is so real. Certo, sarebbe carino se tu e i tuoi amici venisti alla prima riunione della radio in cambio. Ma quindi non ho capito, non vieni più? No, Fede, tranquilla, non c'è bisogno, magari un'altra volta. Grazie. Ciao, ragazze. Ciao. Look at their trash. Like, aren't they all, like, decently, like, close, like, friends and, like, acquaintances? Like, I... They asked me, I'd go. Why not? If I have nothing to do. That's the password. Try to put why not. E dai, why not? Why not? And they all do feel like much closer friends like this time around. Eduardo pops up. Guys, close the screen. Comunque io non riesco. No. E le provo a metterlo più basso. Smugglers of Lucchini. Va bene, dai.
Damn. When you hope the group comes clutch, but they can't. At first glance, Martino fell in love. The sun glistened on his curly hair. Why is everyone on this show just beautiful? Like, wow. Salutatelo. Ciao Osvaldo. Aspetta che non ti sento, mi metto in un altro punto, un attimo. Ecco. No, infatti, non si può fare, no, così no. Non ci si riesce proprio. Che cazzo è? Vaffanculo. You know what's so funny? I thought those were egg cartons, but I actually think they are egg cartons. Because they're really good for soundproofing. Oh, is he gonna pop up in the screen? Oh, he's right there! Freaking prova, spooky prova ass. 1, 2, 3. Sa. Benvenuti a tutti, ragazzi. Siamo qui a trasmettere da Radio Sval. Grazie. Allora, questo corso diciamo che è lo... Perché ti sei fermato? No, non stavo registrando, stavo soltanto cazzeggiando così. Ah. Sì, certo. Ma quello è il terrazzo. You wanna go outside the balcony and smoke a doink? Sì, però penso sia chiuso. Ma dici che sul tutorial di Kiko Rodi si trova il modo di andarci? Penso di sì. Però io ho finito i dati. Ma se provassimo lo stesso ad andarci? My man. Okay. Speriamo sia aperto. Che dici che è chiusa? Oh, I'm really excited for this season. Oh my god, let's go. Season 3 was so good and pure. This season, I feel it. I really feel it, y'all. Cazzo, che figo. Bellissimo. La conoscevi già, Silvia? Non benissimo. Cioè, lei è molto amica di una mia amica. Quale? La Roscia, Eva. Ah. Senti, non ho mai fatto un'ora d'alternanza e tra questo e poi viaggiassi di un fast food, francamente questo mi sembrava il meno peggio. Sei ancora convinto? No. Close-up shot. Dove stai? Quinto B. Non ti ho mai visto. L'anno scorso stavo a Virgilio. Ah. I feel the tension. Like, I feel like... oof. Oh, and then she comes in. Oh my god. Tu ci vieni spesso. Literally coming in. Non ci presenti? Between the two of them. Certo, lui è Niccolò. Ciao. Piacere. Emma. Oh, they kept the name! C'è un cognome strano. Perché che cognome hai? Fares. Un po' strano, sì. Vediamo che ci aspettano. Guarda, sono abbastanza convinto che possano andare avanti ancora un pochino senza noi due. Finiamo questa e arriviamo. She killed his boss. He's like, what the fuck are you doing here, Emma? I love it. Oh my god. She's just minding her own business. Like, this is great, isn't it, guys? This is just so good. And they're just like, I don't want to be here. Oh, I love that. Oh. And that was Scamitalia Season 2, Episode 1. That was my reaction video, guys. What a nice opener to the season. I thought that was such a great... I loved it. I actually really enjoyed that one. Like I said, so far, I think they start off the season really well. They changed a couple things up, I think. So we've been introduced
to Niccolo. He is, I believe, Niccolo, sorry if I mispronounced it wrong, but he's Evan for this series, and we just right away we got thrown into the introduction with him and Martino, which is really cool. They sort of mixed it up a little bit. Instead of it being like a dance thing that they did last time or whatever it was, this time it's a radio station. I like how they changed it up slightly to make it fit better for this series. That was cool. Love the situation with the whole you know, bag of weed at the party. Really, you know what I love about the season? It's very honed in. Compared to this one's actually 30 minutes. I think the episodes are on the longer side, which is going to be really interesting to see if we're getting more content for this storyline, because in the last season, in the OG version, it was much more concise, 20 minute episodes often. So I'm interested if we're going to get more out of it this time around and have sort of the season 2 treatment where they have like long ass episodes. And I love that season, so I'm all here for it, y'all. But it's a fantastic episode. The acting, I feel like all the actors are, just they feel more natural, and the chemistry just feels like it's been boosted by like twofold for me at least. I love how they're more out and about in the world now, and they just feel, the chemistry definitely feels like it's much better, and I think it comes across off screen. I think all of them did a really good job performance wise, and I'm looking forward to see Niccolo and how they're gonna do this version of the relationship, how it develops over time. Great to see that, you know, Martino's parents, his mom, that situation. I wonder if they're gonna dive into that a little bit more, because I do want to see more from that. And overall, I just love the way they frame and they direct this series, and even this episode. If this is any series, I didn't turn you on. Why are you on? I'm already immersed and looking forward to what they're going to offer this season. So with that being said, hats off to the directors, hats off to the cast, and I'm looking forward to what's gonna happen next, y'all. Anyway, though, with that being said, y'all, that was this episode of Scamitalia. What did you think? I'd love to hear your thoughts in the comment section down below. And again, y'all, in case y'all are interested in the full unedited raw reactions and more, then definitely check out patreon.com/football34 in the description down below. If you're just watching these Scamitalia videos for the first time and you want to see my OG reactions, you can also check out my YouTube channel and patreon.com/football34 for the full unedited raw reactions for that series. But anyway, with that being said, y'all, I will see your beautiful faces next time. Peace.